D'accordo, ragazzi, adesso andiamocene tutti a dormire. Sì, tutti a dormire, forza. Portate fuori il cane, oh, non portatelo lo voglio fuori, più. Ragazzi, forza, per favore, ricopriranno di virus i bambini. Matti, sono come spugne, sono appena nati. Come faccio a per calmarli? Favore, calmati, Congo, amore mio. Congo, fuori! No, ciao! È solo Congo. Oh, adesso Congo. La nostra stanza è piena di batteri. Ma, devo disinfettare tutto, Massimo, è pericoloso. Ti devi rilassare. Sei un po' tesa, sai. Sei tu che mi fai sentire tesa, vuoi che ti dica la verità? Sì, sì, è tutta certo, colpa tua. Certo, come vuoi tu. Ma la tua tensione si ripercuoterà anche sui ragazzi. Non vorrai che si sentano abbandonati. Sto facendo del mio meglio, Massimo. Baciami. Oh, la mia bambina. Allora hai intenzione di darmelo o no, questo bacio? Te lo darei un bacio, ma nostra figlia sta piangendo perché ha fame. Sì, ho capito. Adesso la mamma ti dà un po' di lattuccio, sì, Margherita. Adesso ci beviamo un po' di latte. E tu? Che cosa fai? Ti riposi? Invece di oziare, perché non vai a vedere come sta Lorenzo o se Delfina sta progettando una fuga o è già scappata? No, amore mio, forse ne sta architettando un'altra Delfina delle sue. È rinchiusa in prigione, non può scappare, tantomeno farti del male. Sì, ma assicurati che non sia fuggita. Non lo sai che sono nervosa e non riesco ad allattare. Va bene, va bene. Vado. Se qualcuno mi cerca, tu di che sono nel mio ufficio. Non voglio che i ragazzi sappiano che sto andando in carcere. Me ne vado, eh. Io sto andando. Sì, sì, ti ho sentito. Va, va. Ciao, amore mio. Sì, mamma è qui, sì. Come ti ho detto, Moncia, domani mattina me la svigno, me ne vado da questa topaia. Non rimarrò in questo buco. Né un minuto di più, né un minuto di meno. Mi porterai con te? No! Ovviamente no. Ma se mi aiuterai potrò pensarci su. Scusa, una domanda. Che cosa nascondi lì dietro? No, niente. Piuttosto hai intenzione di fuggire dalla biblioteca? Lo sai benissimo che fuggirò dalla biblioteca. Cosa mi nascondi? Forza, mostramelo. Dammelo! Che significa? Mi piacciono i bambini. A me no. Me ne hanno tolto uno. Prima della galera. Era un maschietto. Oh, già. Si chiamava Francesco. O si chiama, no. E a te non piacerebbe avere un figlio? Un figlio? Cosa devo farci con un figlio? Sei matta. Che diavolo dovrei farci io con un bambino? Perché non pensi prima di parlare? Te la farò pagare! Te la farò pagare! Hola, bambino! Oh, è venuto a farmi visita il padre! Se proverai anche solo a sfiorare la mia famiglia, ti ammazzo con le mie mani! Vengo qui e giuro che ti ammazzo! Aia, il papino si è arrabbiato! Che vuoi farmi? Mi vuoi dare una sculacciata? Te la farò pagare! Sciocco imbecille! Forza, signore, deve andarsene! Andiamo, signore! Oh, che prepotente! Avanti! Avanti! Vai! Va bene, va bene. Lasciami in pace. Ma che andali? Valentina! Non posso chiederci, Valentina, aspetta, Nicolas, per favore, ti prego, rispondimi! Che c'è, Nicolas? Sei completamente matto! Voglio sposarmi con te, Valentina, sul serio! Sei solo un bambino, cresci un po', tra noi due è finita, non te ne rendi conto? Calmati, Nico! Va bene, adesso mi calmo, sono pazzo d'amore, Nico, solo Nico, per te! Nico. No. Valentina, te lo chiedo per favore, sposiamoci. Lo sai cosa implica un matrimonio? Dai. Responsabilità, un dai. Matrimonio non è una cosa da poco. Beh, forse un po' è così, ma se vuoi non ci sposiamo. Possiamo sempre andarcene a vivere insieme. Prima vuoi sposarmi, poi vuoi vivere con me. Poi dubiterai di me e mi lascerai, Nico. No, invece no, sì. Valentina, sai no. Sai cosa penso? Che non hai la minima idea di quello che vuoi. Non mi riferisco a noi due, ma alla tua vita, ai tuoi progetti in generale, a tutto. Non porti mai a termine quello che inizi. Non sopporti i compromessi, le responsabilità, sei inaffidabile, non cresci. Se non sai badare a te stesso, come puoi farti carico di questa relazione? Parla con Greenberg, pensa al tuo passato, metti ordine nella tua testa. Goodbye. No, perdonami, amore mio, ma non posso venire. Sì, qui la situazione è molto strana. A dir la verità, è Flor che è strana. Senti, dimmi una cosa. Quando tua madre ha avuto tuo fratello, si comportava in modo strano? Ah. È strano, eh? Però, in fin dei conti, anche la situazione è... Ma dai. Strana. Perché Flor... Ma Congo è solo un animale, non ha colpa. È Flor che...
Prima piange, quindi, e poi ci tratta bene, poi ci tratta male. Non è normale, Roberta. Non c'è niente di cui... ci capisco niente. Essere madre è difficile. Ah. Ed essere padre? Guarda Massimo come si la cava. Essere madre è più difficile, Thomas. Perché dovrebbe esserlo? Perché... non lo so perché, ma suppongo che prima poi non lo si sentirà meglio. Perché dovrebbe esserlo? Dipende da chi. Ah, certo, dipende dalla donna. Va bene, grazie amore mio, ti amo, ciao. Avete mai sentito parlare della depressione postpartum? Cosa? Sì, della depressione postpartum. Cosa? È quella che ha Flor, Lucia mi ha detto che ce l'ha avuta anche sua madre. Flor è depressa? Sì. No, 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 no. Internet! Oh, ti stai guardando allo specchio? No, non mi stavo guardando allo specchio, perché dovrei guardarmi allo specchio? Sono brutta? Ah, no, ma che dici, cara? Per aver partorito qualche giorno fa, hai un aspetto meraviglioso. Ah, è venuta per farmi sentire male, per farmi vedere il riflesso di me stessa. Ma che stai dicendo? Sono venuta soltanto per aiutarti. Perché? Da sola non ce la faccio? È questo che vuole dirmi, che non sono in grado? Ma per favore, no. Quello che volevo dirti è che, a mio parere, dovremmo organizzare un ricevimento di benvenuto per i tre gemellini. Così i conoscenti sapranno della loro nascita. No, è giunto il momento, per nessun motivo. Io non voglio esporre i miei figli a continui flash, alle grida. Non mi interessa. Ancora non ho recuperato la mia forma e mi hanno detto che le foto ingrassano. Ah, mia cara, nessuno starà lì a guardarti. Al centro dell'attenzione ci saranno i bambini. Oltretutto, tu non sei affatto grassa. Ah, poverini, i miei piccoli gemellini, che sono gli unici in tutta la famiglia ad avere un padre e una madre che non sono sposati. Poveri angeli della nonna, non potranno mai vedere una foto della mamma con il vestito da sposa. Per sua informazione, se non siamo sposati, la colpa non è mia. Sono la prima che vuole sposarsi. Ultimamente sei molto nervosa, cara. Certo, sei stanca, sei stremata, ma non potresti assumere una tata? Da sola con tre bambini è difficile. Dovrai pur dormire, tesoro mio. A me piace dormire. Di cosa mi accusa? Di trascorrere la notte sveglia accanto ai bambini? Ma perché scusa? Mi attacca? Perché ce l'ha con me? Perché è così cattiva? Per favore, sono l'unica persona che ti sta aiutando. Ah, oh, Flor, che faccia tosta che hai. Oh, che succede? Perché piangi? Perché non vuoi una mamma come me? Brutta, grassa, incapace. Oh, non piangere, non piangere. Ciao, Lorenzo. Perché è così difficile rintracciarti? Dove ti nascondi, Lolo? Io ho bisogno di te in questo momento difficile. Non mi lascerei mica da sola, no? Proprio ora che vorrei redimermi. Io redimermi? Redimermi un corno? Che c'è? Che ti prende adesso? Che vuoi? Dalla nostra, il camaleonte! Ha detto che ci aiuterà a fuggire! Evitiamo il contatto, perdonami per le effusioni. Il camaleonte! Questo camaleonte non sarà mica una delle tue stupide seguaci. No, dimenticatelo. Levati dalla testa queste tue idee assurde. È una tua compagna. No, è il massimo. È una di fiducia. 10 e lode. È la Speedy Gonzales della delinquenza. Ah, bene. Conta fino a 3. Conta tu. 1, 2, 3. Bene. Che cos'è? Questo è... è il piano che mi ha consigliato il camaleonte. Eh? È la piantina della biblioteca con il tracciato che dovrai seguire. C'è scritto tutto. Orari, uscite d'emergenza. Te l'avevo detto che sono rapida. Abbiamo tra le mani il tuo piano di fuga. Iena! Dammela, fammi vedere. Quindi questa è la pianta. Perfetto. Molto bene, adesso sì, Moncia. Adesso sì. Sono pronta per la fuga. Vogliono una favola a lieto fine? Tutti uniti, in famiglia e in pace? E allora l'avranno. Ma sarà scritta col sangue. È giunto il tempo della mia vendetta. La mia ora è arrivata. È l'ora della Iena. Il contatto, evitiamo il contatto, Moncia. No. Parla la contessa Anna Calderon della Oia. Di quale rivista? Telegossip. No, senta, mi perdoni, io non rilascio interviste. Sì, ero una cantante, sì. Ah, le hanno detto che sono eccezionale. Ah, la ringrazio. Eh sì, tre gemelli. No, no, ancora non li abbiamo presentati in società, no. Beh, è logico che Florencia e Massimo vogliano sposarsi. No, ma la sua ex Delfina non è d'accordo.
Sì, è una vera disgrazia. Sì, sta ancora in carcere, sì. No, però Massimo ha la sua famiglia e guarda al futuro, sì. Stai parlando con qualcuno della mia vita privata, vero, mamma? No, no, con nessuno. Con tua zia Clementina di Cricoragan. La sto tenendo al corrente di tutto. Zia Clemen, ti richiamo. Ora sono occupata. Bene, figliolo, dopotutto anche una mamma ha il diritto di sfogarsi. Florencia è diventata insopportabile e io mi sento maltrattata. È come se non appartenessi a questa famiglia. Mamma, ti prego, per favore, sono veramente stremato. Florencia è molto sensibile, è suscettibile ed è normale che lo sia. Scusami, Nulla di quello che fa tua moglie ultimamente è logico. E adesso è anche depressa, Massimo. È fuori da ogni logica razionale. Dobbiamo solamente tollerarla, tutto qui. Sì, ma fino a quando, figlio mio, per favore? Prima era scombussolata per la gravidanza e poi per il parto ed ora questo. Ah, povero figlio. E questo è solo l'inizio. Vedrai, sarà terribile. Che cosa vuoi dire con questo? Come? Che cosa voglio dire? Che cosa intendi? Sì, Chiara, non ti capisco. Lei si occuperà esclusivamente dei suoi bambini. Per lei tu non esisterai come me in questo momento. Ah, povero figlio mio, scordati di tua moglie, la tua amante. No, no, dovrai fare tutto da solo. No, mamma Flore, è solo che... come potrei... non... devo andare. Proprio adesso? Sì, hai ragione. Sai che ti dico? Me ne vado anch'io. Se rimango qui, anche tu non ti farai aiutare. Comunque c'è Greta, no? Dove stai andando? A lavorare, mamma. Si è verificato un imprevisto in ufficio che devo risolvere. In ufficio? Credevo che lavorassi sempre qui in casa. Sì, però oggi no. Ti dispiace? No, vattene, vattene. Fuggi da casa tua, va. È proprio così che si inizia. Scusami, nulla di quello che fa tua moglie ultimamente è logico. Lei si occuperà unicamente dei suoi bambini. Fino a quando? Scordati di tua moglie, la tua amante. No, dovrai fare tutto da solo. Ah, povero figlio, ed è solo l'inizio. Vedrai, sarà terribile. Dormi bene, dormi amore mio, sogni, sogni d'oro, qui ci sono io. Alto là! Floresienta, cosa ti prendere? Sono io! Sì, stavo facendo ginnastica, stavo facendo esercizi per tenermi in forma. Faccio male? No, fai perfettamente mente. E io volevo chiederti se avere bisogno di me, perché io andare a centro a fare compere e poi incontrerò cucino che non vedo da tanto. Ma a tornare subito, No, vai in centro, lasciami da sola con loro, me la caverò da sola. Ma io restare, andare domani non è importante. Va pure, no, va pure, vai. Devi rimanere perché non posso stare da sola, perché sono una pessima madre, perché non sono all'altezza delle aspettative che mi ero prefissata di raggiungere. Non dire così, io capire, Flo, tu devi stare su, tu devi cercare di calmarti, stare più tranquilla. Tu sei piena di amore, cosa molto importante per papini. Però devi calmare tua ansia, o rischi di contagiare papini. Ce la farai, ya, ya. La mia Floresienta. Posso andare? Sì, Greta, sì. Sì, vai. Va tutto bene, tutto bene. Bene, è tutto sotto controllo. Le streghe non ci spiano. Posizioniamo le campanelle. Ecco qua, un paio di campanelle su ogni culla. Mettiamone una pure qui. Ok. Ok. No, shh, dai. Dai, se qualcuno si avvicina, le campanelle suoneranno e nessuno potrà farvi del male. Perché le campanelle faranno così tanto rumore? Ma così tanto da svegliare la mamma. Sono qui, non mi muovo. Sono qui.
arrivo un problema. No, no! Pronto? Pronto, Servetta. Come stai? Stanno bene i tuoi bambini, spero. Delfina, ma dove sei? Sono vicina, molto vicina. Stammi a sentire. Hai fallito, hai sbagliato, hai commesso un errore. Prenditela con me quanto vuoi. Ma che cosa ti hanno fatto i tre bambini indifesi? Che cosa ti hanno fatto i miei figli? E tu smettila di esagerare, sguattera. Volevo solo dare il benvenuto, no? Volevo mostrare loro il mondo che li attende. È come se avessi detto... Non siete nati in un giardino di rose? È piaciuto il mio regalo? Perché l'ho fatto con molto amore. Tu non ce l'hai un cuore, Delfina. Non posso crederci. Vuoi sapere la verità? Puoi cercare di ferire me e forse potresti riuscirci, ma i miei figli hanno un angelo custode che li proteggerà sempre dalla tua malvagità. Ah, sì? E stavolta chi li ha salvati? Non dirmi niente. Non dirmi che senza volerlo ho fatto saltare in aria una delle tue fatine. No, è stato Lorenzo a salvare la vita ai miei figli. E ora è in pericolo di vita, non lo sai? Fin dove vuoi arrivare? Fino a dove arriverà la tua malvagità? Sconti una pena sulla terra, evita di scontarla anche all'inferno. Questo è l'inferno, brutta ruba mariti. Tu sei il motivo per cui sono stata condannata. Ma non preoccuparti, perché presto farò in modo di restituirti il favore. I miei bambini no. I bambini no, non c'entrano niente. I miei bambini no. Flora. Va bene, sì, mi sono addormentato, ma se vuole un frutto, tenga, prego, lo mangi. Vuoi? Sì, vede, mi sono addormentato perché sto dormendo poco e... Beh, non solo io, anche mia moglie, stiamo dormendo poco, siamo tutti un po' alterati ultimamente in casa, in famiglia. La mia principessa è una... Principessa, l'ho chiamata principessa, è da molto che non la chiamavo così. Io la chiamavo principessa, anche se chiamandola così si arrabbiava. Beh, veramente le chiamavo tutte principessa, così non potevo sbagliarmi, non avrei avuto problemi. Lei si arrabbiava quando la chiamavo principessa. Principessa. Quanto mi manca e quanto sono innamorato. E ora abbiamo tre gemelli. Tre, sì. Due di loro sono maschietti. E poi c'è la principessina che io ho aiutato a venire al mondo, la principessina. Sono bellissimi. Sono bellissimi, sono le cose più importanti della mia vita e li amo con tutto il cuore. Ma ora Flora è impegnata costantemente con pomatine, pannolini, biberon e non ha tempo da dedicare agli altri. E la verità è che riesco a rubarle un bacio solo di sfuggita. Io ne ho bisogno. Sì, Massimo. Sì, ne ho bisogno. Massimo. Che succede? Che succede? No, che succede? No, sono venuto a comprare la frutta per Flora. Stavo tornando, sai. Stavi dormendo per caso, perché hai una faccia. Stai bene? Oh, Nicholas, non lo so. Non lo so. Non ho idea. Tu cosa pensi? Che io sia irresponsabile, immaturo, insicuro, con la fobia per i compromessi e tutto il resto? No, aspetta, a mio parere tu stai crescendo, stai maturando, stai seguendo la tua strada. No, non sto seguendo la mia strada, sto arretrando. Ti chiedo scusa, hai già i tuoi gemelli, come potresti farti carico anche di quello che sto passando io? No, non è così, no. E che si prova ad essere padre? Voglio dire, ti crea paura, panico, fobia, insicurezza, aspetta, claustrofobia. Non mi dire che stai per diventare padre. No, ti ho capito, no, l'ho detto per sapere se la cosa ti spaventa o... Beh, veramente quando avvenne l'esplosione, la verità è che provai molta paura. Non sapevo se i bambini stavano... Non ne sai niente? No. Allora, beh, torniamocene a casa e ti racconterò tutto. Che è successo? È una lunga storia, è accaduta la cosa. Non ti mangiare pure il mio, eh? Eccolo, gravidanza! No, eccolo. questo, complicazioni del parto, no, aprilo. No, gravidanza, eccolo, gravidanza, ragazzi, guarda. Depressione postpartum. Una donna su quattro soffre di questo disturbo. Una sofferenza intima, tristezza repentina. No, Flor triste, ma che no? Ah.
Si possono verificare attacchi di panico. Attacchi di panico? No. Che cos'era? Che cos'era quel rumore, amore mio? Andiamo a vedere. Dai, andiamo ad indagare. Tranquilla, su. Irritabilità, problemi di insonnia, fatica estrema e sbalzi d'umore. Andiamo! Andiamo! Che mi succede? Dovrei festeggiare. La vita è una festa, la vita è una festa, no, Margherita? Devo essere contenta, devo godermi questo momento, lo devo sfruttare, devo essere felice, no? Oh no, angeli della mia vita, tesori miei, perché? Perché la vita se l'è presa con voi? Perché questa cattiva sorte è toccata proprio a me? Perché? Perché sono confusa? Perché non ci capisco più nulla? Che cosa mi prende Margherita? Che cosa le prende alla mamma? Perché la mamma si sente così triste? Perché in alcuni momenti sento come se... Oh, tesori miei, come state? Entrate, entrate, va tutto bene. Stavo dicendo a Margherita che la vita è una festa e bisogna festeggiare. Flor, noi pensavamo che se vuoi farti bella o vuoi riposare... Sì, 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 mi farò bella. Ecco che farò, mi farò bella. Andate, andate, adesso mi veste e mi faccio bella. Vuoi che chiamiamo Anna? A Greta o a Anna? No, perché? Perché, ragazzi, posso farlo da sola e allo stesso tempo posso badare ai bambini, posso prendermi cura di loro, lo farò da sola. Sì, è come sospettavamo. Da sola, posso farcela. Confusione, andiamo, 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 questa è una cosa seria. Ciao, Flor, ti lasciamo sola. Ciao, ragazzi. È una questione seria, dobbiamo agire in modo rapido. Potremmo tentare con l'ipnosi. Io avrei trovato una soluzione. Quale? Assumiamo un pagliaccio che le tiene l'umore alto, dai, secondo ma me. Ma che dici, Thomas? È un problema migliore. Serio. Smettila, io chiamo Nicholas. Questi bambini piangono in continuazione, povero Flor. Non so, aspetta. Pronto, Nico? Sì, sono io. Chi dovrebbe essere? No, potresti... Ragazzi, nella lista di sintomi c'era scritto anche il tiraggio dei capelli. No, 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 ascolta, ascolta, Nicholas. È una cosa seria. Flor è malata. Ha la depressione postpartum. Apri bene le orecchie, zuccona. Vediamo se ci capiamo. Non mi occorre uno zerbino. Mi occorre qualcuno che sappia prendere decisioni. Mi stai seguendo? Sì, 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 certamente. Il camaleonte è una grande. Può essere tutti e nessuno. Ah, sì? È uomo, donna, alta, bassa. E oltretutto, il camaleonte ha cervello, sì. Delfina. Oh, eccola. Ma non potrà mai essere alla tua altezza. No, immagino. Ma lei ha lavorato con i pezzi grossi, è il terrore degli sbirri. Oltretutto è libera. Camaleonte, vecchia volpe, vedrai. Andrete d'amore d'accordo, è forte come un elefante, fredda come un frigorifero e non sbaglia mai. Questa? Ne sei proprio sicura, Moncia? Tu sei la iena, no? Ho capito. Non mi rimane altro che dimenticare Valentina per sempre. La cancellerò dalla mia vita. Non vedo l'ora di vedere i bambini. Sì, anch'io. Sì, non hai idea. Margherita ha un caratterino. Sta facendo impazzire Andrés. Ogni volta che piange lui si sveglia. Sembra che lo faccia apposta. E l'altro come si chiama? Federico. Grazie. Grazie. Figurati. Devi essere distrutto. E Flor lo sarà anche di più. Sì, sì, è molto stanca. Insomma, cerco di avvicinarmi in alcuni momenti, però... Però niente, 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 è impossibile. Beh, è impossibile. Perlomeno quando i bambini andranno all'asilo potrai andarti a prendere un gelato, non so, al parco. Sai di cosa hai bisogno? Dammi retta, ce l'hai scritto in faccia e non cercare di negarlo. Aiuto, te lo troverò in un attimo. Dammi solo un secondo. Tiki, tiki, tacca, tacca. E tucu, tucu. Maya, stammi a sentire. Abbiamo un'emergenza. Un SOS più grande di un asilo nido. L'attentato di Delfina. I bambini piangono. Martin se n'è quasi andato. Flora ha la depressione postpartum. La casa è un lazzaretto. Vieni. No, 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 non occorre. Occorre? Non occorre, come? Nicolas. Finiscila. Maya, allora vieni. Sì, con Sofia. E se puoi porta anche Valentina. È tutto, ciao. Bene, è tutto organizzato. Sono 5 minuti.
no, 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 io voglio dormire. 5 minuti, chiedo troppo. Sì, va bene, vado io. Vado io. D'altronde sono l'uomo di casa. È sicuramente un venditore ambulante. Me ne sbarazzo in un attimo e continuo a dormire. Non c'è problema. Grazie, ma non ci serve niente. Oh, come sono contenta di vederti. Come sta il nuovo papà? Felicitazioni. Siamo venuti a conoscere i nuovi arrivati. Com'è carino. Sono i miei futuri alunni, sì, sai. Sì, che simpatici che sono. Sono in ottima salute. Congratulazioni. Grazie, grazie. Tutto merito della madre, vero amore mio? Ti ringrazio, signore, ma non sono io che vado in ufficio e torno sfinito. È merito mio. Comunque, sono molto tranquilli, non mi danno alcuna noia, sono degli angeli. Mi immagino che li avrete già registrati. Che fortuna. No, 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 ogni cosa ha suo tempo. Come? Non li avete ancora registrati? C'è tempo, giudice. Questo è molto grave. Dovete andarci domani mattina. Cosa? Cosa aspettate? Vi immaginate? Sì, ma che fretta c'è? Se dovesse accadergli qualcosa, e speriamo mai, questi bambini non avrebbero documenti. Perché non ti è venuto in mente? Perché non ci hai pensato? I nostri figli non hanno documenti che possano accertare la loro identità. Che incubo, che orrore. Devi andarci domani mattina. Amore mio, ci andremo la settimana prossima. Devi andarci domani mattina, Massimo. Ovviamente, ragazzi, dovete andarci tutti e due, visto che ancora non siete sposati. Bisogna segnalarli subito alla madre. Sì, bisogna segnalarli. Non possiamo andarci insieme, non ho nessuno che possa badare ai bambini. E non li lascio a nessuno, no, mi spaventa, hanno bisogno di molta attenzione. Non possiamo andarci, mi dispiace, ma non è possibile. Adesso calmati, amore mio. Come pretendi che mi calmi? È complicato, non ho nessuno che possa badare ai miei bambini. Greta è stanca e Anna non la smette di infastidirmi. Non saprei a chi affidarmi. Hello! Villa. Ciao, come va? Sono presa! La squadra di aiuto bebè è arrivata! Siamo la squadra soccorso bebè! Abbiamo tutto quello che serve per... Con calma, ragazze, con molta calma. Sappiamo che sei una mamma chioccia e tutto il resto, ma possiamo prenderci cura noi dei tuoi bambini. Dopotutto è il primo parto e hai messo al mondo 3 gemelli, quindi dammi la bambina. Andiamo. Se non ti fidi puoi chiamare una tata, abbiamo il telefono di una bravissima. Nel frattempo la squadra d'emergenza è venuta a darti una mano. È proprio vero quel detto, a volte la cura è peggio della malattia. Una risa que es tu risa, el amor que nos envuelve y la misma canción. Es el sueño que me espera, una espera que se sueña. Para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega flor y sienta, la alegría se despierta. Ah, finalmente, finalmente si sono addormentati. Ah, si sono addormentati. Che orrore! Sono un vero e proprio mostro, sono grassa, consumata. Perché? Perché è ingiusto? Ho dovuto tollerare vomito, smagliature, il dolore del parto, angoscia, lacrime, sedere che arriva sotto i piedi. E lui invece? Lui se ne sta lì, disteso a dormire felice come se niente fosse. Massimo? Massimo, ho un cattivo presentimento, come una pietra bloccata nello stomaco, starò esagerando. No, è una sensazione. Ella, come va Florencia? Va tutto bene? I bambini stanno dormendo? Sì, anche tuo figlio sta dormendo serenamente. Anna, ho una cosa importante da dirti. Domani mattina andiamo a registrare i bambini all'ufficio anagrafico. Domattina? Sì. No, domani non posso, ho un appuntamento dal medico. Greta credo che debba uscire. E lo sai che Evaristo va ogni mattina a far visita a Lorenzo. Io non... Capisco, ma ora che cosa c'entra questo? Non importa, perché le zie si prenderanno cura di loro. Ma quali zie? Sì. Chi? Maya e Sofia? Sì. Oh, cielo! Oh, guarda che belli che sono! Che innocenza! È incredibile! Solo guardarli dormire mi trasmette tanta pace e tanta tranquillità. Sai... Quando nacque Massimo, avevo così tante cose da fare da non avere il tempo di sentire quello che provo adesso. Credo di capirla. No, abbi pazienza, vedrai, il tempo cambia le cose, perché ti organizzerai. Basta abbandonare tutta questa confusione che adesso ti invade. E quando sarai una nonna, anche tu mi capirai. Bene, a domani, mia cara. Sogni d'oro. Scusa, bisogna dormire. No, che sia ben chiaro, Massimo.
Andiamo con grinta che si avvicina lo stato. Su, andiamo, sì, forza, voglio vedere che le tavole si imbottono a fiacca. Bambi, forza, tucu. Usa quegli addominali. Santi Giuseppe, sì. Preparati che tra due minuti vengono a prenderti per portarti in biblioteca. Ah, bene, bene, grazie. Bene. Moncia, basta. Camaleonte non fallirà, vero? No, no, Iena, rilassati. Con tutti i soldi che le hai promesso ti farà un servizio di prima classe. Beh, lo spero. Mi ha detto che avrebbe fatto un'indagine. Avrebbe fatto un sopralluogo della zona. Spero che non fallisca. No, fidati, Iena. È una bomba a orologeria. Una mente superiore, super rapida. Ha pianificato tutto fino all'ultimo dettaglio. Non posso crederci. È arrivato il momento di fuggire. Ti rendi conto? Iena, pensa, sei grande. Sono orgogliosa. Che sì, grande. Sì, lo so, lo so. Come l'ultimo dei moicani. Beh, sei una forza. Mi riprenderò tutto quello che è mio. Moncia, augurami buona fortuna. Buona sorte, Iena. Grazie, Moncia. Grazie, Moncia. In bocca, sì, al lupo. Vai. Sì, lotterò per l'ingiustizia. Sì. Andiamo, Massimo, andiamo a registrare con calma, i nostri video. Tranquillo, tranquillo, l'ufficio apre tra mezz'ora. Bene, mi raccomando, ragazzi, non scuoteteli, non portateli fuori, non cambiateli. Dai, non toccateli. No, basta, basta. Chi si prenderà cura dei bambini? Noi, se non sbaglio. Quindi andate, infatti, e lasciateci in pace. Attenzione e responsabilità. Però, ragazzi, ditemi una cosa. Non sono la tata più bella che abbiate mai avuto? Ma sei beautiful, darling. Ah, Greta mi ha detto di avvisarti che è andata a trovare un cugino malato. Greta è uscita? E quando torna? Dicevo, volevo avvisarvi che Marisco è andato a trovare Lorenzo. Io accompagnerò i ragazzi a scuola. Dopodiché andrò dal dottore. Non ci metterò molto. Sta uscendo, no, mamma, Anna? Aspetta. Io vado a fare una consegna alla facoltà e torno. No, Nicholas, non puoi andare. Aspetta, dammi un secondo. Valentina, mi sto occupando della mia vita e voglio occuparmi anche della tua. Io non l'ho ancora cancellato l'appuntamento al registro civile. Che cos'è, una mosca? Non sentite? E Bata? Dove l'hai lasciato? Ciao. Da solo con tutte quelle ragazze, ma se mai. Ah, ma la domanda. Io mi fido. No. Ma quelle ragazze? No. Massimo, no, no, non andiamo. Non andiamo, ragazze. Rimaniamo, potete andarvene. Perché? Non andiamo. No, no. Adesso ve ne andate. Vi ho già spiegato che ci prenderemo cura noi. No, dobbiamo restare. No, figlio, mi raccomando. No, attenzione. Mi chiedo solo bene di non portarli fuori. Su, sono tante storie. Su, allora. Bisogna fargli fare il routine. Via, andate. Stavamo dicendo. Quindi hai lasciato Bata da solo? Valentina, raccontami tutto di Nicola. Hai sentito che cosa mi ha detto? Ha cominciato a sussurrarmi all'orecchio come se non fosse successo niente. Mi ha chiesto di sposarlo, ma come faccio a sposarlo? Tu lo vuoi sposare? Sei matta, no. Prima dovrei sposarti tu con faccia. Oh, non c'è campo, sarà andata via la luce, l'acqua, il gas, saranno ma a corto no, di ossigeno. Ma no, solo che qui non c'è campo, amore mio, tutto qui, sei troppo certo, tesa. Non c'è segnale qui, questo posto amore è un mio, orrore. Amore mio, stammi a sentire, perché non assumiamo una tata? Stai dicendo davvero? Vuoi assumere una... Certo, vuoi assumere una tata, così puoi andartene a prendere il ma sole cosa... sulla spiaggia. No, ma quale sole? Ma che stai dicendo? Sì, tocca a noi, ecco, signora. C'è... Tocca a noi, grazie. Adesso le racconto una storia stranissima. Pensavo di mettere al mondo due gemelli e poi in sala parto nacque Margherita, la principessa, è nata per ultima. Tre gemelli ho messo al mondo. Tre gemelli? Sì, sì. Hai portato sì, le foto? Tre gemelli? Sì. Come si possono avere tre gemelli? Si può sapere cosa l'hai preso? Non le bastava uno? No, certo, è sempre la donna che deve lavorare come un mulo, no? Certo, certo, è quello che dico io. Mentre io sto a casa a lavorare come un mulo, il signorino se ne va al solarium. Ecco a lei i documenti, prego. La ringrazio. Perché lo dici con quel tono che c'è? Sei nervoso, mister Caraibi? Ma quale Caraibi? Mi sono soltanto addormentato su una panchina. Oh, ti sei solo addormentato su una panchina, certo. Sei andato in letargo improvvisamente. Dai, ora smettila, smettila, smettila. Non potreste continuare con questa discussione a casa vostra? Sta per me della mia principessa. Sì, per zia Valentina. Un giorno è brava la zia Rosanina. Margherita. Le rispose. Cappuccetto rosso. Vogliamo vedere chi arriva prima? Ragazze, credo che dovremmo cambiarlo. Non è giusto. Ci vuole coraggio per cambiarlo. No, non è così. No, sta bene. Voglio vedere che fai adesso. Grazie. Amore dolce della mia Maria. Guarda, gliel'ho fatta addosso, Maria. La mia mi risparmierà perché lei è una femminuccia, vero principessa, vero Margherita? Qualcuno dovrà cambiarsi! Oh no!
Salve. Potrei avere un libro? Mm-hmm. Mm-hmm. Sì. Quale vuole? Introduzione alla legge 1. Ma dove sarà? Ottima scelta. La lettura è un'ottima fuga. Grazie. Grazie. No, aspetti un momento. Manca la sua firma. Sì. Ecco qua. Grazie. Buona giornata. Prego. Arrivederci. Ci guarda perché non siamo venuti prima. Bisogna registrare i bambini non appena nascono. Non capisco perché abbiamo aspettato così tanto. Ci guarda di traverso perché è da quando siamo entrati che litighiamo. Per favore, non dire stupidaggini. Tutti litigano. Perché ci guarda? Perché litighiamo? No, ci guarda perché nessuno aspetta così tanto per registrare i figli. Ho tre bambini. Quando uno fa la pipì devi cambiare l'altro. Quando uno si sveglia devi lattare l'altro. Quando uno ride l'altro si lamenta una tragedia. Lei quanti figli ha, signora? Lei non sa che cosa significa avere tre gemelli. Scostumata. Aspetta, amore mio, aspetta, ascolta. Se assumiamo una tata sarebbe molto più facile. Sono cinque minuti che cerco di dirtelo. Con questo discorso della tata, assumila questa tata. Tanto io non sono buona a nulla, no? Glielo dico per esperienza, non conti su sua moglie. Non ci conti, deve sbrigarsela da solo. Probabilmente solo per i primi tre anni. Vedrà, poi le passerà. Signora Saint-Jean, è scaduto il tempo. Saint-Jean, parlo con lei. Caporale, caporale, la prigioniera Saint-Jean è scappata. Perlustri la biblioteca. Allarme, andiamo. Generale! Allarme, generale! Siete il penitenziario! La prigioniera Saint-Jean è scomparsa! Allarme, controllate! Quella non facciamocela sbagliare! Presto, allarme, presto! Siete ora corriendo por la ciudad. Sono una ma buona perché nulla. Non ci pensi con calma? Possiamo assumere una tata a tempo pieno, ti aiuterebbe molto. A tempo pieno? Hai anche il coraggio di dirmelo in faccia? Vuoi assumere una tata a tempo pieno? Vergognati! Ma che cosa stai dicendo? Ma cosa dici? Sei impazzita? Adesso lo metto in chiaro una volta per tutte, così non pensi che sia un mio capriccio. Delfina ci ha mostrato chiaramente che vuole fare del male ai nostri figli e io non posso permetterlo. Ho sbagliato una volta e non certo. Ci cadrò di nuovo. Sì, sì, perfetto. Io so accudirli solo io faccio tutto alla perfezione, io posso cavarmela da sola. È quello che dico io, quello che penso io, l'opinione del padre Massimo Augusto Calderon della Hoya non conta, non è ovviamente importante. Non è importante, Massimo. Io sono la madre, i miei figli hanno soltanto me e io non ho altro che i miei figli. E io che cosa sono? Un manichino, è questo che sono? Oh no, Massimo, non sto dicendo questo, scusa, non l'ho bene, fatto apposta. Ho stampato i documenti. Bene. Vogliamo verificare sì, i nomi? Sì, sì, verifichiamo sì. I nomi, sì. Allora, il primo nome è Margarita Anna. Ah, sì, Margarita. Sì, Margarita, beh, lei è una principessa, pensi, l'ho vista. Il secondo è Federico. Sì. Augusto. Come? Sì, Augusto. Sì, amore mio, per favore, Augusto è il nome. Ah, è il nome Federico padre, Augusto. Certo, lo chiameremo sì, Federico Augusto. Augusto come te, sì, va bene? Sì. Va bene, certo. Federico Augusto. Augusto, sì, bene. Sì. E il terzo è Andressa. Florenzio. Come? No, evitiamo i favoritismi, abbiamo dato due nomi agli altri, che dirà lui? Perché a me avete dato un solo nome, è ingiusto, chiamiamolo Andressa Florenzio. Uno avrà il nome del padre e l'altro avrà quello della madre, non sei d'accordo? Bene. Andressa Florenzio, mi piace, sì sì, facciamo bene. Così. Vi restituisco i vostri documenti, vi auguro molta felicità e ci vediamo tra 45 giorni, eh? Sono registrati, Massimo, sono sì. Registrati, sono registrati, andiamo, 45, 45 giorni. Sì. Quanto ci vuole? Uff. Vi assicuro che prima di avere un bambino con Bata ci penserò almeno mille volte. E tutto che loro sono tre, ma anche con uno solo morirei lo stesso. Shhh! La mia si è calmata. Ah! Oh no! Ci siamo! Ragazze, vado a cercare qualcosa che possa calmarmi. Sofia, non ce la faccio più. Due uomini hanno già rovinato la mia vita sentimentale. Ora ce ne sono altri due, guarda, mi sono in crisi. Ma che ti prende, Valentina? Valentina!
detto. No, ovviamente. Comunque è già scioccante ricevere una proposta di matrimonio, sì. Non credete? Valentina, Nicolas è un ragazzo. No, vedrai, se come se ne dimenticherà? Cioè, no, non voglio che soffra. È questo che voglio, povero Nicolas. Povero Nicolas, povero. Si sono calmati. Per favore, rispondete al telefono, amore per mio. Favore, Massimo, ho un cattivo amore presentimento, non rispondono, calmati, è successo qualcosa. Calmati, calmati, apri lo sportello, calmati, per favore, ti farà star male. Quello che mi fa stare male è aver abbandonato i nostri figli. Ma come abbandonati? Li abbiamo affidati alle zie. Senza una madre e un padre, è terribile, sono da soli, in pericolo, per favore, devo per sentirli calmati, subito, Massimo. Per favore, non ti sopporto più, basta. No, amore mio, amore, scusami. Non mi toccare, voglio sapere come stanno i miei figli. Ma, dammi il telefono. Amore mio, stanno bene. Ti rendi conto che abbiamo bisogno dell'aiuto di una babysitter? Hai bisogno di riposarti, hai bisogno di avere un po' di pace. È così che la pensi? Sì, è così che la penso. Dammi retta, amore mio, farà bene a noi, alla nostra relazione, alla nostra intimità. Ne abbiamo bisogno. Ah, adesso è tutto chiaro. Come fai a pensare solamente a te stesso? Non sto pensando a me, sto pensando a noi, sto pensando a te, ai nostri figli, a tutto quanto. Va bene. Va bene, può essere. In ogni caso, amore, voglio sentire i miei figli. No, dammi no, il telefono. No. Ti ci lascio parlare se mi prometti che proveremo ad assumere una babysitter. Farsi aiutare da una babysitter non vuol dire essere una cattiva madre. Va bene. Chiamiamo. Chiameremo una tata, ma prima. Prima voglio sentire come stanno i nostri figli. Silenzio e non respirare. Benvenuta. Come vedi, ho pianificato tutto fin nei minimi dettagli. Quindi l'unica cosa che dovrai fare è sederti e calmarti. Tutto qui, tranquilla. Tu non mi conosci, Camalenza. Sta zitta! Sì che ti conosco. Ti conosco più di quanto credi. Sei tu, no? Ho pianificato fino all'ultimo dettaglio. Hanno 3 gemelli. Avranno bisogno del mio aiuto. Come? Non capisco. Non devi capire. Non devi chiedere niente. Non devi fare domande. Non devi fare un bel niente. L'unica cosa che devi fare è rimanere qui, immobile, ad aspettare le mie istruzioni. Ok? Ah, mettiamo in chiaro una cosa. Se il piano A non dovesse funzionare, ho preparato anche un piano B. Immagine patetica. Disgustoso. Disgustoso. Con calma, amore. Oh, il amore, cane. Amore, è il solo bambini, il cane. I sta tranquilla, bambini, tranquilla, tranquilla. Non è successo niente, niente. Adesso li vedo e mi tranquillizzerò. Ciao, amore. Si sono appena addormentati. Non posso lasciarli con nessuno, poveri miei bambini. Sì, stanno sì, dormendo, sì, dormono. Porta fuori il cane e andiamo a dormire. Sto morendo di sonno. Sì, anch'io. Hai sonno e sei anche leggermente alterata. Pensi che sia isterica? Ecco la tua soluzione. Chi è? Una babysitter. Che... Una tata, che sicuramente prende? È una donna no, bellissima mio, con no, 2 chilometri amore, e mezzo amore, di gamba. Ma che stai facendo? Sì, bionda, ma che ti passa altra, per la testa? Blu, non la voglio neanche vedere. E lei chi sarebbe? Salve, sono la tata, piacere. Ah, è piccolina. Come va? Bene. Bene. Tu di mi vida, mi alma, mi confianza. Tu me pagaste con moneda falsa. Eri mi piel, mis noches de locura. Perdí mi tiempo, no me quedan dudas. Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido.
iniziano le nuove avventure di Scooby!